Degustando la Toscana si presenta oggi al parterre in Piazza della Libertà un nuovo progetto, far conoscere i prodotti toscani negli agriturismi e nei mercati contadini, diciamo tante potenzialità per il Made in Tuscany. Assolutamente sì, Regione Toscana ha sempre creduto nella possibilità di avvicinare i consumatori o comunque coloro che in qualche modo si suggestionano delle produzioni toscane, che siano turisti o che siano cittadini che si avvicinano agli agriturismi o che si avvicinano alla realtà agricola, ecco, il veicolo del prodotto agroalimentare possibilmente certificato o biologico è sicuramente un vettore straordinario, un player che consente davvero di avvicinare i produttori ai consumatori, perché se è vero che mangiare è un atto agricolo, è altrettanto vero che saper far da mangiare è un atto agricolo, e quindi avvicinare il mondo del turismo e sperare che i 38 o 40 milioni di turisti che fino a prima del Covid venivano in Toscana e che ci si augura ritornino presto, ecco, dare la possibilità attraverso l'agriturismo, che è la vetrina agricola per eccellenza delle produzioni, davvero dà identità ai territori, dà visibilità ai produttori e dà sbocchi di mercato anche per le nostre produzioni. Ecco, la Toscana è ricca di patrimonio enogastronomico, agroalimentare, che può fare invidia a chiunque. In ogni angolo della Toscana possiamo trovare dei prodotti di grande eccellenza. Ci sono, diciamo, delle zone o dei settori che ancora devono esprimere delle potenzialità? Beh, sicuramente sì, fatto fare accento il volume anche dell'export dei prodotti DOP e IGP toscani, la parte del leone la fa sicuramente il vino. Sul food dobbiamo lavorare, ma stiamo crescendo a doppia cifra. Negli ultimi anni abbiamo visto degli incrementi importanti nelle produzioni banalmente DOP e IGP, dai formaggi ai solumi ai derivati dei cereali. Ecco, sicuramente abbiamo necessità di farlo. Come Regione Toscana da tempo abbiamo investito risorse ed energie su questo, facciamo un'iniziativa che si tiene tutti gli anni e che si chiama Buy Food e che consente di avvicinare i produttori toscani ai buyer provenienti da tutto il mondo. C'è molto da fare, ma noi siamo vicini al fianco dei produttori toscani.